Buongiorno. Nel contributo odierno commenteremo un testo leggermente diverso da quelli che generalmente siamo abituati a commentare, perché non possiamo parlare di questo libro come un vero e proprio testo di letteratura, ma si tratta invece di un memoriale che venne scritto da Jean Itard, che è stato, come sicuramente molti sapranno, uno dei grandi medici francesi, grandi scienziati, vissuto a cavallo tra la fine del Settecento e il primo Ottocento. Il titolo originale in francese, che venne stilato in due edizioni, Il memoriale sui primi sviluppi di Victor de Laveyron. Adesso abbiamo tradotto direttamente in italiano il titolo francese, che venne scritto e stampato nel 1801. Poi successivamente verrà scritto un rapporto proprio sui nuovi sviluppi sempre di Victor de Laveyron, che venne scritto successivamente nel 1806 e stampato nel 1807. In Italia questo testo, questo libro che oggi infatti è un memoriale, verrà successivamente pubblicato con il titolo Il ragazzo selvaggio. Intanto possiamo parlare velocemente di chi era Jean Itard. Jean Itard era nato, appunto, nato ad Oraison, verso il sud della Francia, nel 1774, un grandissimo medico, grande studioso di scienze, anche naturalista del suo periodo, ovviamente uno dei più famosi medici di Francia, e morì poi successivamente a Parigi nel 1838. Fu uno dei grandi ispiratori, ad esempio, di un grandissimo personaggio del Novecento come la Maria Montessori, che riconobbe proprio in Itard uno dei grandi ispiratori, come abbiamo detto, della sua pedagogia. Fu anche un grandissimo autore di importanti studi sulle malattie auricolari e divenne famoso a livello storico proprio per questo suo studio, per questa sua ricerca che portò avanti verso la fine del Settecento e gli inizi del XIX secolo, che riguardano questo giovane Victor de Laveyron, questo giovane, colui che venne poi definito, passò alla storia come il ragazzo selvaggio, l'enfant sauvage. Questa storia che poi ebbe talmente anche scalpore, non solo in Francia ma in tutta Europa. Questo caso rimane anche tra i più affascinanti, sia della pedagogia che della psicologia di tutti i tempi, potremmo dire. Tanto che infatti poi è stato tratto anche un famosissimo film di Truffaut, intitolato appunto L'Enfant Sauvage del 1969. Di che cosa parla questo testo e chi era questo Victor de Laveyron? Per capire bene la vicenda, dobbiamo fare una piccola premessa. Nel 1798, in Alvernia, questa regione della Francia, alcuni cacciatori catturarono appunto questo ragazzo, che era ancora un bambino, potremmo dire, che era cresciuto in totale solitudine tra i boschi. Praticamente era stato sicuramente abbandonato da una famiglia, probabilmente di persone, forse contadini, magari qualcuno che voleva sbarazzarsi di questa nascita scomoda. Ed era stato praticamente abbandonato come un novello Tarzan, potremmo dire, tanto che infatti anche questa vicenda, questa storia del nostro Victor, come poi è stato soprannominato, ribattezzato il giovane, sicuramente ha servita di spunto poi per tutti gli altri anche capolavori letterari che sono venuti in seguito da grandi autori, pensiamo al Libro della Giungla di Kipling o anche la vicenda stessa di Tarzan. Viene catturato e qualche tempo più tardi il giovane viene poi condotto a Parigi. Chiaramente viene subito mostrato, come era tipico anche in quegli anni, come una grande attrazione su cui si pensava di poter fare soldi, quasi come un fenomeno da baraccone, una specie di mostro da circo, anche perché il nostro giovane non è capace neanche di stare, nonostante sia appunto ormai un ragazzo quasi adolescente, intorno ai 12-13 anni, non è in grado di parlare, non fa altro che emettere dei suoni strani, che a comportarsi quasi come una bestia, potremmo dire noi, che si aggirava in mezzo ai suoi escrementi, quindi sembrava quasi non possedere nulla di umano, tanto che la folla parigina di quegli anni ne rimane assolutamente scandalizzata. Possiamo immaginarci la reazione della buona società alla vista di questo mostro, come viene, di questo selvaggio, soprattutto come viene ribattezzato. Ricordiamo che siamo anche nel periodo storico in cui è accumulato la famosa teoria del buon selvaggio, cioè che nello stato di natura tutti gli esseri umani, gli uomini, sono buoni, nascono senza impulsi alla cattiveria, poi successivamente è come se la società in qualche modo imponesse attraverso le sue regole, attraverso il suo sistema, determinati principi che fanno sì che l'uomo
perda, tra virgolette, quello stadio infantile, quello stadio di innocenza e si trasformi poi in un essere sociale, ma nello stesso tempo anche avvezzo alla cattiveria, potremmo dire noi. Sicuramente questo ragazzo, infatti, dopo la reazione scandalizzata da parte della folla, sta per finire in un manicomio, praticamente in un ricovero per persone malate di testa, se non che questo giovane medico, il nostro Gianni Tard, decide di tentarne l'educazione. E infatti il testo che viene preso in considerazione, che ovviamente consiglio a tutti di andarsi a leggere, non solo come grande opera saggistica, scientifica, ma anche come vera e propria opera letteraria, perché il racconto di una vita, di questa storia così affascinante, così bella e nello stesso tempo anche così profondamente triste, aggiungeremmo, non può fare altro che essere di grande interesse per qualsiasi lettore. Tanto che tra il 1801 e il 1807 il nostro Itard comincia a scrivere questa specie di memoriale, queste due relazioni che poi sono state raccolte successivamente in quest'opera. Nella prima relazione possiamo dire che Itard cerca di in qualche modo celebrare anche il lavorio della civiltà moderna, quindi in qualche modo all'inizio è quasi un'esaltazione, potremmo dire, del modello anche della grande società francese, era anche il periodo post-rivoluzionario, non dimentichiamocelo. E nello stesso tempo c'è questo tentativo, ovviamente, che troviamo da parte di Itard di educare il nostro Victor, come viene appunto chiamato il ragazzo, cioè di insegnargli a parlare, di insegnargli a stare a tavola, a mangiare come una persona normale, a dormire in un letto, a camminare chiaramente in posizione eretta, non a quattro zampe come faceva prima, quindi cercare in qualche modo di civilizzarlo. E tutto questo però, questo programma che per noi, come abbiamo visto, sembra scontato, perché se fino a quel momento storico si credeva che determinate caratteristiche, determinati principi anche di comportamento sociale dovessero essere, tra virgolette, innati nell'uomo, ogni persona nasce con determinati impulsi, con determinate caratteristiche, il che da una parte è sicuramente anche vero, però è anche vero nello stesso tempo che se nei primi anni di età, quello che poi la moderna pedagogia, successivamente anche la linguistica moderna, dalla fine dell'Ottocento, anche inizi Novecento, ha cominciato a scoprire, se noi non riceviamo determinati impulsi, determinati sistemi educativi quando siamo piccoli, nell'età proprio della crescita, noi questi sistemi poi non siamo più in grado di apprenderli in seguito, perché è come se poi il nostro cervello si sviluppasse in una determinata maniera e quindi, adesso chiaramente per spiegarlo in parole povere, faremo molta fatica, perché è come se ormai siamo abituati ad un determinato modo. Tanto che infatti il nostro Victor ha però una grandissima nostalgia per i boschi, per la campagna, per l'aria aperta. E nonostante viene comunque accolto in una casa signorile, perché il nostro Itard viveva comunque come un uomo agiato, come un gran medico, insomma, benestante, e lo tratta anche con un certo affetto, ormai si capisce che sia anche affezionato al nostro Victor, c'è questa sorta di repulsione, di respingere tutto questo, nonostante poi ovviamente ci siano anche degli evidenti progressi. Tanto che infatti poi emerge chiaramente la domanda, per arrivare anche al nucleo centrale della nostra opera, che è quella che in qualche modo il nostro Itard si domanda, ma che implicitamente anche il lettore intelligente si chiede, cioè fino a che punto la civiltà è capace di dare un supporto alla felicità dell'individuo? Fino a dove quei concetti che per noi sono appunto scontati, sono veramente scontati? Tanto che infatti appunto una persona, come abbiamo detto anche in altre occasioni, il bene e il male, questi confini dove si vanno a delineare, dove si vede se veramente una cosa è giusta o se veramente è sbagliata, cioè questa anche civilizzazione che noi esaltiamo, ovviamente, che è un modello che abbiamo stabilito di comportamenti, di regole, di etichette, come poteva essere, siamo poi nell'Ottocento che era scritto il Galateo, no? Il manuale proprio su come ci si deve comportare a livello sociale. Però tutto questo si basa, secondo poi alla fine l'indagine scientifica, su dei presupposti che sono artificiali. Cioè, l'uomo per sua natura non nasce con queste tendenze. L'uomo, se non venisse appunto addomesticato, se non venisse educato, non farebbe altro che vivere in uno stadio molto simile a quello del nostro Victor, in uno stadio anche, non diremmo di pigrizia, ma di vita libera, di vita vicina ai bisogni naturali, che non ha bisogno di altre cose, a lui basta mangiare, gli basta dormire,
Gli basta appunto fare i suoi bisogni, non ha necessità di altro, non ha bisogno di molto. E perché questo libro diventa anche importante nella società moderna, nel nostro tempo, che è l'epoca del consumismo sfrenato? Perché ci fa anche capire come in fondo tutti i bisogni che noi ci siamo costruiti oggi sono dei bisogni fittizi, sono dei bisogni artefatti, di cui l'essere umano in realtà non ha vero bisogno per essere felice, e questo è anche quello che si denota anche dalla vicenda stessa del nostro giovane. Per essere felice basta poco, lui è felice quando sta all'aria aperta, quando può saltare addirittura sul ramo di un albero, quando può stare così a correre sotto la pioggia. E noi invece oggi crediamo che la felicità serve, per essere felici serve avere una macchina, serve avere tanti soldi, serve comprare chissà quanti elettrodomestici. Ecco, ci siamo costruiti questi bisogni che poi non fanno altro che imprigionarci, non fanno altro che allontanarci anche da quella che è la vera natura umana, per cui tutti gli esseri umani, prima ancora di subire ovviamente il traviamento della società, nascono. E questo è anche un aspetto fondamentale. Tanto che infatti, nonostante i progressi iniziali che sembra compiere, anche perché poi alla fine si capisce che il nostro Victor comincia a provare anche un sentimento verso il padrone, ma anche verso la governante, questa Madame Guérin, che lo tiene lì, lo accudisce quasi come un figliastro. Piccola parentesi che ci eravamo dimenticati di dire, ragazzi, è anche sordomuto, tra l'altro, proprio perché essendo cresciuto nella campagna, nei boschi, senza aver mai sentito parlare nessuno nei primi anni, è proprio lì che poi interviene anche l'elemento che darà un grande aiuto anche proprio per la scienza, a partire dallo sviluppo scientifico, delle teorie anche della linguistica verso la fine dell'Ottocento. Se il bambino non viene nei primi anni di vita messo a contatto con la voce anche dei genitori, non gli viene insegnato a parlare, non solo poi non riuscirà più a farlo dopo in seguito, ma perderà anche la capacità di udire, appunto, diventerà sordo. È la malattia che soffre, tra i tanti ovviamente deficit, come possiamo chiamarli, che soffre il nostro Victor. Ovviamente il metodo che cerca di utilizzare il dottor Itard è sempre quello di un metodo graduale: all'inizio gli viene insegnata una cosa, poi successivamente si passa ad un'altra, sempre più difficile, poi con i disegni, anche a scrivere, ovviamente a leggere. Però questo poi si rende conto che oltre un certo livello il povero Victor purtroppo non riesce ad andare. E alla fine decide di interrompere le cure, e il nostro Victor vivrà comunque nella pensione di Madame Guérin, dove non farà più alcun tipo di progresso e morirà ancora giovane nel 1828, quindi 10 anni prima rispetto al nostro Jean Itard. Il ragazzo selvaggio, consiglio a tutti di andarselo a leggere. Anche appunto per questa vicenda così commovente, consiglio anche a questo punto di guardare il bellissimo film di Truffaut del 1969, che appunto dove lo stesso regista interpreta il personaggio di Itard, per poter veramente non solo apprezzare e leggere uno dei più bei testi di psicologia e di pedagogia veramente della storia di queste discipline, ma anche per capire una profonda verità sull'essere umano, sulla nostra società, sui bisogni fittizi che noi ogni giorno ci creiamo non per essere più felici, ma per complicarci ancora di più la vita e per poter apprezzare ancora di più, qualora ce ne fosse bisogno, in realtà i veri beni della vita, che sono, come sappiamo, le cose più semplici. Un po' come il caso del nostro Victor. Grazie.